forte, così territoriale se volete. Sicuramente il tema è la centralità del paziente, la presa in carico integrata del paziente, la necessità di fornire servizi integrati multidisciplinari che consentano, soprattutto a fronte di patologie quali quelle croniche, di farsi carico del paziente e di poterlo seguire in tutti i suoi percorsi attraverso un sistema che è integrato anche in ragione dell'alta tecnologia che viene messa a disposizione in questa progettualità. Dal punto di vista, diciamo, dei luoghi fisici di cui parliamo, diciamo subito che per quanto riguarda il comune di Fiumicino è prevista l'apertura di una casa di comunità nell'ex poliambulatorio di Fiumicino, un intervento importante di ristrutturazione e rinnovamento tecnologico. È prevista la sopraelevazione dello stesso edificio con la creazione di un ospedale di comunità con 20 posti letto. È prevista poi l'attivazione della stessa sede di una centrale operativa territoriale. Poi ancora, riprendendo l'argomento della Casa della Salute di Palidoro, che le linee territoriali che dovranno essere la porta di accesso a tutti i servizi di integrazione socio-sanitaria. Attraverso le centrali operative territoriali noi istituiremo, così come previsto a livello europeo, il numero unico 116-117, che al pari di quello che già avviene per il 112, che raccoglie tutta la parte dell'emergenza, costituisce il 113, il 112 dei carabinieri, il 118 dell'emergenza sanitaria, lo stesso dovrà avvenire per quanto riguarda il numero unico europeo che ci ha presentato il sorso sanitario, che è 116. Queste centrali operative, una per ogni distretto, serviranno anche a questo, ovvero sarà una porta d'accesso all'utente che chiede informazioni, che ha bisogno di sapere come si può essere preso in carico, ad esempio, di una RSA, piuttosto che un'assistenza domiciliare integrata, piuttosto che altre assistenze che hanno a che fare con il territorio. Per cui anche questa è prevista a Fiumicino. Fiumicino sono previste tutte e tre le sedute della misura 0 PM9, sia la centrale operativa territoriale, sia la casa di comunità, e anche l'ospedale di comunità, dove nel sito, a voi ben noto, l'idea congiunta attraverso una sopraelevazione dell'attuale edificio esistente, un ospedale di comunità. Di fronte avevamo il tema della riorganizzazione della rete ospedaliera, perché c'era molto movimento. E lì si è fatto, diciamo, un grande lavoro, un grande sforzo, una riorganizzazione. Adesso però c'è il tema dello sviluppo territoriale, delle strutture territoriali, che richiama in causa anche non solo le strutture diffuse, dirette, ma anche i medici di famiglia e così via. Forse anche lì va fatto un ripensamento, diciamo, profondo di come naturalmente stanno dentro questo progetto, questo percorso. Perché anche questo è un percorso fondamentale. Ora, medicina del territorio significa tante strutture, avere il personale. L'assessore ricordava che in questo periodo di emergenza si sono assunti e contrattualizzati circa 6.500 persone, diciamo, sanitarie. Una grande ricchezza. Sul territorio l'abbiamo visti, però l'abbiamo visti sul fronte dell'emergenza. Finito il fronte dell'emergenza, speriamo presto, noi dovremmo poterli utilizzare sul fronte delle strutture territoriali. Questa è la scelta, secondo me, no? Che va fatta.